Salve! Buonasera, ciao Sara. Buonasera, ciao Matteo! Tutto bene? Come stai? Tutto bene? Bene, sto bene, sto bene. Bene, bene. Sto aspettando Daniele Infatti, il che nostro ci amico terrà Daniele. compagnia. Sì, aspetto Daniele che ci terrà compagnia in questa chiacchierata. Sarà l'occasione per fare. Due chiacchiere su quello che ci piace. Sì. Esatto, per fare due chiacchiere. Assolutamente. Sì, mi sembra che ci sia anche Daniele. Sì, non lo vedo ancora, ma Ha scritto ci sono, ha ha scritto. detto ci sono, ma ancora non lo vedo. Si vede, no. Vediamo un po', vediamo adesso, risolviamo i problemi tecnici. D'altronde ogni diretta, quale diretta non li ha? Assolutamente sì. Poi io che sono un novizio in queste cose. Dillo a me. Rimango. che ti devo dire? Noi siamo vecchietti, i nostri figli vanno molto più veloci, quindi. Esatto. Loro sono sgamati, noi. Eccoci. Ecco. Caro Daniele, ciao. Ciao. Ciao Daniele. Ciao. Mi diceva che la mia richiesta era scaduta per partecipare. Scaduta? Ah, come la Molto bene. mozzarella in frigo praticamente. Non è proprio immediata. Così, subito. Bene, bene. Adesso aspettiamo che si colleghi, magari si colleghino i nostri, diciamo, ascoltatori, si può usare questo termine. Ascoltatori, amici, appassionati, fumatori, futuri fumatori, perché non ci sono Esatto. i non fumatori, ci sono i futuri fumatori. Certo, assolutamente, assolutamente. Io ne sono l'esempio. Non lo dovrei dire, ma io ne sono l'esempio. Mi stanno educando. Fumare. È una lotta tra me e Daniele, praticamente. No, secondo me io sono Vincerò. un fumatore scarso, nel senso che fumo pochissimo, però quelli che fumo mi piacciono molto, nel senso che me le sigari o sigarette che siano, me le godo molto, me le godo, perché non sono uno con, diciamo, il vizio, anzi, però mi piacciono, mi piace. Io No, sono no, è bello, è sostenitore bello. più che dello svapo nuovo del fumo, io sono sostenitore. Io quelle cose lì non le reggo. Anche Quelle Ce la faccio. A proposito di sigari, mi ha chiamato prima Pier, probabilmente si collegherà anche il brand ambassador di Oliva Sigari Italia, quindi che magari per questo onore. vedremo che magari ti manderà qualche messaggio. Bene, bene, Molto sono bene. contentissima. Con loro abbiamo fatto dei bellissimi eventi, ne continuiamo a fare, ma ne abbiamo fatti anche in passato, veramente di altissima qualità. Hanno un prodotto che è particolarmente apprezzato dal Ottimo. mercato. Sta Sì. riscuotendo un grande successo, devo dire. Sì, sì, Prodotto sì. c'è, Abbiamo mi piace iniziato con un molto. po' d'anticipo, sempre per l'ansia che poi un pelo andasse per storto, quindi voi ci perdonerete, portate ancora un secondo di pazienza. C'è la brand manager che aveva fretta, voleva essere sicura che tutto andasse liscio. Va bene. Quindi, d'altronde, scaldiamo questo freddo pomeriggio, questa fredda serata con un po' di chiacchiere gradevoli, via, ci proviamo. Molto Poi freddo. dai, l'orario è ottimo, adesso la gente sta uscendo da lavoro, si godrà mezz'ora di chiacchierate con noi, sveleremo qualche cosa. Più di qualcosa, stasera è una seratona perché abbiamo tanto da raccontare. Ci sono soprattutto delle grosse novità che nessuno conosce, quindi sono sì. Sui prodotti che ci accompagneranno l'anno prossimo. Io dico l'anno prossimo perché ci inizia adesso Presto. il periodo delle novità ad aprile, quindi continuo a parlare di anno prossimo. E giustamente, 2023. non esatto, il nostro 2023 sta per iniziare praticamente. Quindi, Siamo. bene, bene. Bene. Allora, io direi che sono le 19. In questo mi piace essere svizzero.
Allora, direi che possiamo iniziare questa bellissima chiacchierata tra Matteo Monti e Sara Giordano. Se vi permettete, faccio brevemente le presentazioni. Sara Giordano è la nostra brand manager di Reborn per Italia e Malta, e qui oggi appunto per rappresentare l'azienda francese di accessori di lusso. E poi abbiamo con noi Matteo Monti della Wonderful Gift. È giusto il corretto nome, Matteo? No, allora, Wonderful è il sito internet. Il negozio okay. Sono due negozi diversi, però rispondiamo sempre a noi. Sì, okay. Assolutamente. Perfetto. Sì. Allora, amici, Matteo è di Forlì, giusto? Sono di Forlì. Perfetto. Hai una bellissima azienda. E so che mentre DuPont quest'anno ha festeggiato i suoi 150 anni, tu ne festeggi quasi 100, 97. 97. Noi siamo a 97, sì. Siamo un po' più giovani, però siamo a 97. Complimenti. Sì, non sono tutti miei, però siamo a 97. È stato... Bene, sì, ci puoi un po'... Siamo a Forlì da 97 anni. Diciamo che non è sempre stato lo stesso negozio, ha avuto diversi gradi evolutivi. Siamo passati... Ci racconti un po' la storia, Matteo? Non ho capito. Ci racconti un po' la storia, appunto. Ci racconti sì, un po' la storia, appunto. Noi siamo nati e cresciuti a Forlì. Come ho detto, abbiamo passato diversi gradi evolutivi, siamo passati da pennaioli puri, quindi vendita solo ed esclusivamente di penne stilografiche, il mio bisnonno, il mio nonno, il mio babbo e poi io. Poi abbiamo ampliato il negozio con una certa scelta di regalistica, che è sempre stata più focalizzata nel tempo nell'accessorio uomo e donna. E quindi dal di lì alla fine focalizzi le categorie che più... si addicono alla tua vendita quotidiana, che alla fine sono poi le categorie di strumenti da scrittura, quelli che, con cui abbiamo iniziato, l'orologeria che abbiamo implementato da poco, la pelletteria e non ultimo tutto il discorso, la gamma degli articoli per fumatori. Questa evoluzione quindi ci ha permesso di focalizzarci su queste quattro categorie che effettivamente sono state il successo. Sono molto vicine a poi alle collezioni che DuPont ci presenta tutti gli anni. Sì. C'è una bella, diciamo, la nostra storia e la sua hanno trovato un bel po' d'anni fa ormai una vicinanza, esatto, abbiamo trovato degli spunti comuni per dar vita a una bella collaborazione insieme. Matteo ha di fantastico il fatto che con la sua boutique, perché io la chiamo proprio boutique perché è veramente una boutique del lusso, è bellissima, devo dire che ci rappresenta proprio a 360 gradi, quindi è una realtà ancora più trasversale magari di altre che ci sono in Italia, nel senso che troviamo, ecco, come diceva giustamente lui, dalla penna all'accendino, alla pelletteria, al gemello, una varietà, diciamo, proprio di categorie abbracciate, veramente molto ampia, e ha sempre anche creduto molto anche nei nostri nuovi prodotti, ha sempre dato molta fiducia, molto spazio anche alle novità, quindi attento anche all'innovazione che DuPont persegue, rincorre con esatto, rincorre con tutte le novità che spesso vengono lanciate. Abbiamo dato vita anche a delle fantastiche vetrine, veramente un bel partner, come lo vorrebbero grazie. Tutti. Senti, Matteo, vorrei fare una prova con te. Sì? Adesso facciamo finta che io sono un cliente che entra da te, perché ti vorrei chiedere questo. Mentre per un accendino, bene o male so perché è meglio avere un buon accendino rispetto a un altro per accendere un sigaro. Ora, io sono ignorante in materia, perdonami. Mi devi convincere... E mi devi spiegare perché una bella scrittura, buona penna è DuPont e non è Bic, ok? Corretto questo. Ma io sono ignorante, io ignoro la materia. Secondo me, allora,
oltre la qualità tecnica, che è indiscutibile. Tutti i prodotti fatti in Francia, quindi un made in Europe assoluto. Secondo me, non sono io che ti devo convincere. Nel momento in cui ti faccio vedere uno strumento da scrittura, dei nuovi, dei meno nuovi, la collezione classica, la collezione più moderna, che può essere la Defi Millennium appena uscita, secondo me tu capisci subito, dato che apprezzi già cose molto belle del mondo del fumo, puoi capire subito che quello che ti sto facendo vedere è un oggetto veramente bello. Di solito la penna che ti chiedono in generale, ti chiedono più una penna per uso quotidiano o per qualche evento particolare? Cioè, di solito chi ti compra la penna cosa vuole? È un po' il discorso penna lo possiamo trasferire anche nel discorso, per esempio, accendini. La penna è diventata un oggetto più che uno strumento da scrittura, un oggetto bello a chi piace quel tipo di oggetto, come una macchina, come un qualsiasi altro prodotto di lusso, perché qui comunque parliamo di prodotti di lusso, e diventa un modo per coccolarsi proprio. Sì, è una coccola che ti fai, è un regalo che ti fai. Dopo lì ci sono diversi livelli, oltre che un discorso proprio di mero livello economico, perché comunque anche la collezione Dupont copre un'altissima gamma di prezzo, sì. Oltre proprio al discorso economico c'è anche proprio un discorso di penna da tutti i giorni o comunque un bel oggetto da portarsi dietro e l'oggetto invece che è dedicato proprio solo al collezionismo, che comunque sono due prodotti secondo me diametralmente diversi. Uno deve essere una cosa bella ma nello stesso tempo usabile, portabile e leggera. Anche l'accendino è così, tu hai l'accendino senza andare nel big, tu puoi dalla gamma Dupont puoi andare su un bellissimo Slim 7 o su un bellissimo mini jet, quindi un accendino proprio da usare tutti i giorni. Sì. Quando vai su un accendino da collezione che sono opere d'arte, sicuramente è un accendino più impegnativo, sia come prezzo, sia come materiali, sia come peso e tutto il resto. Sì, assolutamente. Devo dire che, per esempio, questo lo dico proprio dal tipo di impatto che abbiamo avuto sul territorio, Matteo, per esempio il riscontro che alcuni prodotti che abbiamo lanciato ultimamente, come è stata per esempio la Defi Millennium per la penna, porto questo come esempio perché è una penna che ci rappresenta molto e guarda, abbiamo lo stesso pensiero, ce l'hai rosso e arancia. Ce l'ho anche nera. Devo dire che è una penna per esempio che ci ha rappresentato tanto e che devo dire ha dato un'attenzione particolare al pubblico giovane, perché tante volte uno, devo dirti Daniele, pensa a Dupont come un marchio molto classico, no? Io ho conosciuto Dupont ormai ben 14 lontanissimi anni fa, quando ho iniziato, lo conoscevo perché lo comprava il mio papà come prodotto, però diciamo l'ho iniziato a vivere da vicino 14 anni fa e devo dirti che l'idea, no, che avevo prima di entrare a contatto con questo mondo è che Dupont era il marchio del mio papà, nel senso che era qualcosa di molto classico, tradizionale e solo le persone un po' più âgées, no? Avrebbero potuto trattare questo tipo di prodotto o comprarlo. Devo dire che l'idea che negli anni mi sono fatta, grazie anche alle nuove produzioni che sono state lanciate con prodotti così high-tech, così giovani come questo, mi hanno fortemente fatto ricredere. Infatti proprio il parterre di pubblico che poi abbiamo abbracciato oggi vede tanti giovani che si innamorano di prodotti freschi. Per esempio Matteo è uno dei primi in Italia per la vendita di Jet Flame, in particolar modo di Slim, e devo dire che è un prodotto giovane, un prodotto fresco, un prodotto sottile, addirittura è 0,7 mm di spessore, quindi è un prodotto che effettivamente può essere utilizzato in modo molto, molto veramente facile, veloce, versatile. E quindi, ma soprattutto versatile.
perché poi per il fumatore di sigaretta o per il fumatore di sigari ha una fiamma giusta, una fiamma larga, una fiamma jet, quindi... Noi diciamo che Matteo poi in questo, nonostante non sia un fumatore, è molto tecnico poi nelle sue spiegazioni con la clientela. Noi diciamo che lo slim lo orientiamo proprio al fumatore di sigaretta, però non al fumatore accanito in generale, perché ovviamente è un prodottino un po' più leggero, quindi ha meno serbatoio, vuole essere quel qualcosa di pratico, di comodo, di veloce, che mi metto vicino alle mie sigarette, me lo porto dietro, non mi pesa in tasca, diventa una cosa facile da utilizzare, e devo dire che effettivamente risponde a una bella, veramente una bella quantità di pubblico, riscuote grande successo, e spesso anche avendone uno, Matteo ci può fare diversi esempi al riguardo, però si tende proprio anche a togliersi lo sfizio, a comprare magari il successivo, addirittura magari quello legato all'edizione limitata piuttosto che all'edizione tematica, e diventa un modo divertente di gratificarsi con prodotti comunque in una fascia prezzo comunque facile, semplice, accessibile. Quindi una buona soluzione, sicuramente, assolutamente. Sì, sono d'accordo. Matteo, una questione tecnica ti vorrei chiedere. Quando sono entrato a conoscere i prodotti di Upon, grazie a Sara, una delle prime caratteristiche, comunque aspetti che mi ti raccomandava Sara con me, era appunto di utilizzare un certo tipo di gas, loro appunto di Upon, per ricaricare gli accendini, perché la purezza del gas andava a evitare la creazione di, diciamo, di certe impurità che magari altri gas più frequentemente possono creare. Ora, mentre per gli accendini questo aspetto mi è chiaro, vorrei approfondire questo aspetto invece per le penne, perché oggi insisto con le penne perché sono un po' fuori da questo settore. Per le penne dobbiamo avere la stessa accortezza di ricarica di inchiostro che abbiamo anche per gli accendini? Cioè, come funziona poi quando magari io vengo da te, compro una penna, due penne, 100 penne, e poi lì tu mi dovrai dire: guarda, per questa linea di penne c'è questo inchiostro, per quest'altro altro. Prima di tutto dobbiamo fare una differenziazione fra che tipo di penna stiamo parlando, penna stilografica, penna sfera, eccetera. Contiamo che se parliamo della penna stilografica, io consiglio sempre di usare inchiostri di marca e inchiostri nuovi, è fondamentale. Io ho riparato decine e decine di penne stilografiche rovinate proprio dall'inchiostro, comunque intasate dall'inchiostro che è stato inserito, perché o erano inchiostri di bassa lega, o erano sì, non qualitativi. Non ho capito. Non qualitativi, no? Questo... erano inchiostri che il cliente si è trovato in casa dopo decine d'anni chiusi in un cassetto, che comunque avevano fatto... Questo è importantissimo. La penna ne risente tanto. La penna dopo deve essere smontata, lavata, ripulita. Spesso può creare danni all'interno. Quello sì, sicuramente sì. Lo stesso discorso vale per un accendino. Un Ligne 2 di Dupont ha bisogno del suo gas, del colore giusto, eccetera. Perché? Perché comunque, prima di tutto, ha la vite che serve per... idonea, secondo del tipo d'accendino. Idonea a ricaricarlo. E quindi quello facilita la ricarica e nello stesso tempo non forza l'accendino. E poi sappiamo che inseriamo nell'accendino un gas che assolutamente non va a sporcarlo o a intasarlo, quello sì. Sì, è proprio, Daniele, per aggiungere una cosa al discorso di Matteo, è proprio legato alla, come posso dire, alla qualità generale di quello che vogliamo ottenere, perché effettivamente avere un prodotto eccezionale come magari una bellissima penna Dupont e poi andare ad introdurre magari, come giustamente diceva Matteo, un refill non idoneo, peggio ancora, mal tenuto o vecchio, devo dire che crea poi all'atto della scrittura diciamo una mancanza proprio di fluidità nella scrittura, che effettivamente non appaga poi colui il quale utilizza. È come se avessi una magnifica Ferrari e singhiozzasse perché ci ho messo dentro magari della benzina non idonea o comunque non in perfetto stato. Quindi io, diciamo, in generale consiglio sempre l'utilizzo ovviamente di
refill di ricarica che siano ora per la penna, per l'accendino idonei e che siano DuPont, perché danno una garanzia effettivamente, soprattutto in prodotti così diciamo di utilizzo così frequente come può essere, ecco, lo slim che abbiamo mostrato prima. Non creano effettivamente, hanno queste particelle nel caso dell'accendino in sospensione che possono arrecare danni importanti, ecco, questo sicuramente. E poi comunque compriamo prodotti che ci devono dare piacere, che sia scrittura o che sia fumo, e quindi secondo me nello stesso devono funzionare nel modo migliore, quindi assolutamente. È giusto comprare ricambi e accessori che non vadano poi a inficiare il funzionamento del nostro prodotto, quello sì. Senti Dani, ma mi fai rendere speciale? Io sono un po' sulle spine, no? Perché ho proprio questo, come dire, questa voglia di, mia figlia direbbe spoilerare, proprio di spoilerare una cosa che in pochissimi sanno, magari allora, per te la lancio lì, perché quando mi facevi l'esempio della benzina corretta nella mia auto, la Ferrari, perché tu giustamente mi hai ricordato che nella mia Ferrari ci devo mettere una buona benzina, ma infatti stavo pensando, perché è un po' di tempo che escono sempre questi accendini e so Coiva, e sono Montecristo, e sono quelle. Esatto. Esatto. C'è qualcosa, perché a me piacciono i motori e poi Matteo sta nella regione dei motori. Esatto, io infatti questa cosa l'ho ottenuta proprio per Matteo, perché lui è nella regione dei motori, quindi diciamo che non c'è cliente più adatto di lui per parlare di questo. Allora, una cosa la possiamo dire: quest'anno è un anno dove ricorre un anniversario molto speciale perché festeggia 100 anni la famosissima corsa di Le Mans. È grandissima la risonanza internazionale di questo evento. È un evento che coinvolge un quantitativo di uomini e donne, peraltro sono rimasta sorpresa, abbiamo addirittura un 30% di pubblico femminile che segue la corsa di Le Mans, un sacco di importanti personaggi dello spettacolo, della moda, sono vicini a questo evento internazionale, mondiale direi, e soprattutto ha un seguito in Europa altissimo, veramente altissimo. Parliamo addirittura del 48% del pubblico, che è tutto europeo. E la cosa interessante è che DuPont è partner sarà partner e sponsor della 24 ore di Le Mans, darà vita, vi anticipo, a una fantastica produzione ampia da morire e coinvolgente, legata proprio a questo fantastico evento, e sono particolarmente contenta che si torni un po' al passato, perché DuPont per molti anni ha negli ultimi anni ha creato delle edizioni limitate che erano magari disponibili solo con la tipologia premium, no? Scusatemi, prestige, quindi ci muovevamo solo nella fascia più alta di prezzo, a volte onestamente non rendendosi accessibile a tutti. Invece la cosa eccezionale di questo prodotto è che sarà un prodotto che addirittura verrà sviluppato e proposto alla clientela in ben 3 mesi, quindi avremo tanto prodotto e tanto spazio e tanto respiro, e verrà rappresentata anche la nostra mitica Ferrari, e riusciremo con prodotti prestige e prodotti premium a saziare un po' tutti i nostri interlocutori, ecco. E ne parlo perché ho anticipato, ovviamente, come è corretto che sia, questa cosa a Matteo. Devo dire che ha palesato molto entusiasmo vedendo i prototipi dei prodotti, che in questo momento ancora non posso mostrarvi, però vi posso dire che sono assolutamente
eccezionali. Poi Le Mans trasmette veramente allegria perché sono macchine coloratissime, quindi c'è tanto colore che ci raggiungerà, ed è proprio per questo che confidiamo anche in un'ottima risposta da parte del pubblico più giovane. Quindi è una bellissima cosa, un bellissimo progetto, e andiamo avanti con anniversari assolutamente, con nomi e con anniversari più che mai blasonati, quindi bellissimo, contenta, fantastico. Molto contenta. Bene, bene, quindi io mi prenoto quella Ferrari per la mia. Avrai l'imbarazzo della scelta, c'è una gamma notevole. Sì, lui appena ho presentato il prodotto si è subito buttato avanti. No, io vorrei, capito, un attimo, Matteo, step by step. Con calma, però no, sarà solo una delle tante novità dell'anno prossimo. Io continuo, scusatemi, a usare il termine anno prossimo, perché iniziamo adesso il nostro nuovo anno commerciale ad aprile, quindi sarà solo una delle tante novità, però devo dire che le grandi partnership caratterizzeranno questo 2023-24, perché è un anno di grandi partnership sia nel mondo del fumo che viceversa nel mondo dell'arte e a questo punto delle corse, direi. Lo sport. Sì. Senti, ma quindi la prossima live la faremo a Le Mans? Io ci sono. Ci portiamo avanti, direi, li aspettiamo lì a questo punto direttamente. No, sì, probabilmente sì, a questo punto è un'ottima idea. No, c'è molta, devo dire che c'è molta progettualità per quest'anno che verrà, e da particolare soddisfazione il fatto che si cerchi sia il prodotto per il collezionista, come diceva prima Matteo quando parlava di coloro i quali sono estimatori del prodotto da collezione, quindi c'è un'attenzione anche in Le Mans a coloro i quali sono collezionisti puri, e dall'altra parte viceversa c'è un'attenzione anche a coloro i quali hanno veramente il piacere di cercare nel prodotto quella quotidianità d'utilizzo che ovviamente magari l'edizione Prestige talvolta non dà, perché sono accendini più impegnativi, più imponenti, e ovviamente non parliamo solo di accendini, perché Le Mans sarà una collezione molto completa che vedrà sia la penna che l'accendino che tanta accessoristica. Devo dire che negli ultimi anni si è fatto tanto anche nel settore proprio del mondo che naviga intorno anche al fumo, al fuoco, alla penna, quindi si è lavorato tanto anche in questa direzione, quindi avremo... C'è un ascoltatore che chiede, quindi cos'altro oltre Le Mans? questo ascoltatore è molto pungente con questa domanda. Secondo me è sotto false spoglie, mentite spoglie, secondo me è uno dei miei tabaccai, sicuro, garantito, che sta cercando di carpire informazioni. Oltre Le Mans, non lo posso dire, o magari, come dicono in TV, Daniele, seguiteci nelle prossime puntate, forse vi racconterò qualcosa in più. Beh, forse non so se posso spoilerare, comunque abbiamo la linea Monte Cristo da completare, giusto? Sì, abbiamo da completare la linea Monte Cristo, abbiamo lavorato molto molto bene con Crepuscolo e ha fatto veramente, ci ha dato tanta soddisfazione. Devo dire che da commerciale, quando parlo di soddisfazione non parlo solo, e lo dico davanti a un mio rivenditore, dei top, quindi lo dico, e se dico bugie lui mi smentirà, non è solo una soddisfazione legata alla vendita del prodotto ai miei clienti, ma devo dire che i risultati sono stati eccezionali anche sull'uscita di questo prodotto. C'è stata proprio tanta richiesta, non vi nascondo, ne avessi avuti un po' di più me li sarei proprio venduti tutti, però Matteo, non scuotere la testa. No. Vabbè. Ne fate troppo pochi, ne fate. Esatto, però devo dire sono tutte tirature limitate, quindi anche diciamo legato a questo. E la linea Montecristo, come giustamente hai detto Daniele, vedrà una prosecuzione importante, perché in aprile vedremo l'uscita della Nuit, quindi la prosecuzione del mondo Montecristo col mondo della notte, e poi per concludere in bellezza intorno a giugno avremo l'uscita invece dell'Aurora, quindi un bellissimo completamento che gira intorno ai sigari Habanos, al mondo del fumo.
e devo esservi franca, con queste sfumature eccezionali della lacca Dupont, anche se uno non fuma viene voglia di comprarsene uno, perché sono proprio belli, sono veramente bellissimi, e di grande impatto, veramente di grande impatto, sia per gli uomini che per le donne. Io ho parecchi collezionisti non fumatori che comprano l'accendino e non lo usano. Cioè, per l'amore l'accendino proprio. L'accendino è un oggetto, quindi vengono o lo ordinano online o vengono in negozio, l'accendino non viene neanche caricato. Cioè l'accendino sta lì ed è un oggetto, come può essere una penna. È lo stesso principio del collezionista di penne stilografiche che non ha mai scritto con le sue penne da collezione. Perché la penna è un oggetto che deve essere intonso, perché comunque una perdita di valore ipotetico reale c'è sempre nel momento in cui vai a caricare l'oggetto. È vero. E infatti il mondo della gamma serie limitate, prestigio che sia, è un mondo di gente che vede più l'oggetto che il fine a cui è destinato quell'oggetto. È vero. Lo vuole perfetto, lo vuole molto spesso, vuole la confezione incellofanata. Quindi, soprattutto sulle limited edition grandi, loro, io sono andato a casa di un caro cliente che ormai è 20 anni che servo, no, 20, è dei primi anni 90, quindi ormai sono più di 20, sono quasi 30, che lui ha tutte le penne comprate in 30 anni, e parliamo di pezzi che adesso hanno anche un valore enorme, tutte in una armadio blindato, un armadio blindato con anche orologi, accendino, armadio blindato, e sono tutte incellofanate, mai aperte. Intonse proprio. Cioè la penna lui non l'ha neanche l'ha vista quando gliel'ho fatta vedere io a banco. Si è innamorato e l'ha messa lì. La sua penna non l'ha mai aperta. Sì, ma no, cioè, devo dire... Per me è roba incredibile, perché io quando ho un oggetto lo devo usare. Cioè a me piace sentire il metallo, la resina, la lacca, quello che è. Io lo devo usare. Però... Matteo, sono d'accordo con te, però ti dico che alcune persone, perché a volte non si riflette su questo aspetto, devo dirti che negli ultimi anni noi abbiamo avuto clienti che hanno comprato un pezzo per utilizzarlo e un pezzo proprio da tenere da parte, perché, devo esservi franca, alcuni prodotti sono talmente unici, talmente ormai rari, relativamente proprio a penne e accendini Dupont, che hanno un valore oggi inestimabile. Cioè la linea che noi facemmo, per esempio, legata a Andy Warhol moltissimi anni fa, ma oggi ad avere la linea Andy Warhol intatta, io penso che sia una cosa assolutamente ormai veramente senza valore, cioè inquotabile, perché è una veramente una perla. Ci sono delle lavorazioni, per esempio, che facevamo sulla madreperla, per esempio, con alcuni accendini che abbiamo fatto in passato con la madreperla, che sono uno spettacolo, ed effettivamente averli intatti fa sì che questo oggetto diventi veramente un oggetto da, come dici te, da collezione, ma anche da investimento. Quindi bisogna guardare, ecco, a questo mondo anche in quest'ottica. E poi l'investimento, io almeno per la mia, tutti i collezionisti che ho, e sono anche abbastanza, questi non venderebbero mai neanche sotto minaccia la loro collezione. Qualsiasi valore gli potessero proporre, questi non se ne libererebbero mai. Cioè, è vero. Io ho una collezionista... Ma sai, mi puoi fare un esempio di valore acquisito da una penna o da un accendino particolare? Che magari è stato comprato qualche anno fa, che ne so, a 1000, oggi vale, giusto per avere una percezione di crescita del valore. Varie penne che negli anni 90, per esempio, sono uscite con... allora, tutto quello che è serie limitata è nato ai primi anni degli anni 90. Soprattutto io parlo dal punto di vista della scrittura. E diciamo che gli anni 90 sono stati l'epoca d'oro delle penne in serie limitata. Ci sono penne che sono uscite all'inizio degli anni 90 che sono state vendute... non tanto come serie limitate oggetti da collezione, ma sono state vendute come oggetti da regalo. Quindi cos'è successo? È successo che nel tempo di questi oggetti
già ne avevano costruiti pochi, perché comunque essendo serie limitate erano numerate pezzo dopo pezzo. In più molti sono andati in cassetti di gente che le hanno ricevute per la comunione, per il compleanno, per la laurea, eccetera, ma non sapevano neanche di averle. Quindi ad oggi sono pezzi che sono introvabili fra quelli che sono andati persi e la limitazione della penna. E a volte neanche lo sanno, se posso aggiungere questo. Cioè, a volte io mi sono ritrovata in visita presso ovviamente i miei rivenditori sul territorio e mi sono trovata di fronte a la persona magari anche di una certa età che entrava, o il figlio magari a seguito della perdita del nonno, che arrivava con questo oggetto, apriva il suo scrigno e lì devo dire che si rimaneva, perché chiedevano: ma cosa sono queste? Hanno un valore? Non so, le ho trovate lì in un cassetto. Quindi là devo dire si apre un altro mondo. Però c'è tanto, ecco, c'è da guardare a questo mondo come collezione, come piacere personale, come lusso e soprattutto anche come investimento, perché è un settore che devo dire dà molta soddisfazione anche in questo senso. Ci sono penne che sono state vendute a 500.000 lire che adesso con 9-10.000 euro non le compri. Sì, è vero. Sono cose introvabili, sono cose. È una storia lunga, cioè una storia antica ormai, è una storia vecchia che ha disseminato, che è disseminata di tanti piccoli capolavori, secondo me, di tanti marchi e di tanti capolavori, come poi nel mondo dell'orologeria, nel mondo del fumo, nel mondo della penna, sono poi oggetti che vanno molto di pari passo, perché a seconda dell'epoca hanno tirato fuori dei veri e propri gioielli, hanno tirato fuori, che hanno preso tanto valore. Ho capito. Senti, una ultima cosa, Matteo. Mentre per gli accendini sappiamo bene che abbiamo bisogno di qualche assistenza, c'è un centro specializzato. Tu per le penne fai tu assistenza, fai tu se c'è bisogno di una pulizia particolare, allora, fai tu o... Matteo, attento a quello che rispondi, eh? Sono preparatissimo. Matteo, stai attentissimo che ho qua la tua licenza di rivenditore autorizzato. Allora, no, ma questa è una domanda tra bocchetto, stai attento. Gliel'hai suggerita? No, non era proprio, è giusto anche per conoscere meglio la tua attività e sapere che tu, una volta che compro un oggetto di valore, non mi abbandoni a me, ma so che posso sempre appoggiarmi a te per qualsiasi cosa. Allora, l'acquirente non viene mai abbandonato né dal commerciante, almeno per quello che riguarda me, né soprattutto dalla casa madre. È un, diciamo, il servizio post vendita dei miei marchi e di DuPont soprattutto è un servizio post vendita che è assolutamente perfetto. Viene logicamente gestito da una garanzia che ha l'oggetto. L'oggetto ha una garanzia, una garanzia europea. Sì. Garanzia europea. Normalmente io non metto mano né a penne né accendini moderni, perché comunque la garanzia è DuPont e quindi è DuPont che deve intervenire sull'oggetto. E hai detto una cosa, scusami, sacrosanta, Matteo, perché tenete presente, questo lo dico a tutte le persone che ci stanno seguendo o che avranno il piacere dopo magari di sentire, di rivedere questo video, si perde la garanzia, non mettete mano sugli oggetti, soprattutto se coperti da garanzia, perché le manomissioni sono frutto di perdita di garanzia, quindi mi raccomando, questo è fondamentale. Quindi c'è il centro d'assistenza, lo dico con orgoglio, l'abbiamo portato in Italia, perché in passato non era così, quindi ce l'abbiamo in Italia, evviva, e rivolgetevi ai vostri negozianti di fiducia che sapranno guidarvi e supportarvi su una corretta assistenza tecnica. Non improvvisatevi riparatori, mai, perché sennò poi dopo non posso più aiutarvi. Dopo c'è tutto un discorso di quello che è l'oggetto d'epoca, ma quello è un altro discorso. Quello è un altro mondo.
cent'anni, 80 anni, quello allora comunque c'è bisogno dell'artigiano che possa intervenire in un certo modo, eccetera. Ma per quello che riguarda oggetti in produzione o che hanno 20 anni, 10 anni, 5 anni, 15 anni, 30 anni, lì bisogna sempre rivolgersi al servizio clienti, perché comunque, come diceva Sara, non ha senso mettere le mani su un oggetto del genere. Si creano dei problemi, si creano più problemi di quelli che c'erano, assolutamente. Va bene. Senti, scusami. Allora, volevo ringraziarvi per il tempo dedicato. E per concludere, facciamo una cosa, Matteo. Dici meglio dove sei a Forlì, dove ti troviamo, l'indirizzo, il link della tua attività, in modo che i nostri ascoltatori, se hanno bisogno di una penna o un accendino, sanno da chi andare. Certamente. Noi siamo a Forlì in centro, e comunque ci conoscono tutti a Forlì, siamo a Forlì in centro, il negozio è Erminio Monti a Forlì, e se non siete di Forlì o non siete nelle vicinanze di Forlì, noi abbiamo un sito che comunque è funzionante, lavora molto bene, si chiama Wondersmall, wondersmall.com, e i nostri clienti del sito sono assolutamente uguali ai nostri clienti che vengono in negozio, e quindi lì abbiamo un servizio di vendita che copre tutto il mondo e quindi anche tutta Italia, abbiamo la possibilità di parlare direttamente col cliente, quindi non è una vendita settica come molti possono pensare dei siti, perché ci sono, io ho scoperto che anche nel 2023 ci sono molti che dicono: no, io in internet non compro. Ma perché? Ma non limitiamoci! Dietro al sito internet c'è gente che c'è il venditore come trovi i venditori nel negozio. Sì, poi Matteo, c'è una cosa da aggiungere importante. A rivolgersi a un rivenditore autorizzato e se Dupont è garanzia, a fronte invece, sfortunatamente, e questo succede per tutti i brand di un certo calibro, quindi diciamo per certi versi ne vado fiera, ci si protegge dalle contraffazioni, ragazzi, perché sul mercato, sfortunatamente, soprattutto per l'accendino, si trovano ogni tanto delle contraffazioni, ovviamente è una lotta che noi viviamo quotidianamente, quindi rivolgetevi per certo a Matteo e a chi è rivenditore autorizzato di Dupont per avere tutto il supporto necessario, e comprate da loro perché è garanzia del fatto che il prodotto sia il prodotto originale di Dupont, se no lo scopriremo alla prima ricarica che non lo è. Sì, sì, quando arrivano in negozio anche con le penne, arrivi in negozio, mi cambi il refill. Sì, però il refill non ti do il refill Dupont, perché in quella penna lì non è Dupont, non ci può andare. esatto. Casca davvero, mi dispiace anche dirglielo, perché me l'ha regalata la mia zia, me l'ha regalato il mio nonno, me l'ha regalato il mio babbo, cioè, però effettivamente a quel punto gli dici: guardi, non è un oggetto originale, non posso mettere ricambi originali, quindi non ci stanno, non ci vanno e non c'è modo. È sempre brutto dirlo al cliente, perché poi il cliente si rimane male, perché molti, giustamente, non sanno riconoscere un pezzo spesso vero da un pezzo contraffatto, che ultimamente li fanno anche benino. Cioè, ci sono dei pezzi che li vedi così, dici, ma bello, poi vai a vedere. Bello! Se non fosse che rimangono in mano dopo tre assunzioni, quindi adesso sono ottimi. Con materiali pessimi. Va bene, però. Assolutamente. Va bene. Grazie allora a tutti per aver partecipato. Grazie. Direi che ora ti puoi ricordare con chi ci vediamo giovedì prossimo. Assolutamente. Giovedì poi il 9 alle ore 19 con... Allora, giovedì prossimo ci vedremo alla stessa ora con Salini, gioielleria Salini di Catania. Quindi abbiamo iniziato con una realtà come Novelli del settore della tabaccheria e della penna, passiamo ad un gift puro come Matteo Monti e arriviamo alla gioielleria con Salini, che è un altro dei nostri più rappresentativi rivenditori del Sud Italia. Quindi a questo punto vi aspetto, che dire, siamo qua, vi aspettiamo. Così avremo modo di parlare di altri prodotti favolosi che ci fanno sognare.
Vai. Grazie ancora. Farò grazie Matteo per il tuo tempo. Per il terzo incontro. Grazie a voi. Grazie Matteo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Un abbraccio buona a tutti. Serata. Grazie. Ciao. Ciao.